Ciao ragazzi, mi è finita come i vecchi tempi, mi si è rotto il tablet, la fotocamera fortunatamente funziona, però non posso esportare i video al computer perché il tablet mi manca, il computer essendo vecchio non riesce a supportare i file della fotocamera. Sto registrando col telefono, fortuna che è 64 megapixel, solo che voi vedrete la parte frontale, quindi non mi ricordo quanti megapixel sia, 12, 18. Comunque, la qualità è decisamente migliore rispetto al mio vecchio telefonino e oggi abbiamo un pacchettino. Comunque, per questo sto mancando, proprio perché non ho come registrare. Avere il telefono, non so se questo video che sto registrando appunto posso mandarlo al computer oppure devo mandarlo direttamente così su YouTube senza editare niente. La cosa mi dispiacerebbe, infatti devo un attimino sperimentarci un po'. Comunque, come state nel frattempo? Scrivetemelo nei commenti. Io stavo dicendo, qui pacchettino. Allora, non sto facendo video soltanto in cui spacchetto e basta, sembra anche gobba perché mi devo abbassare perché ho lo scatolino dietro del telefono appunto per reggere il telefono che è un mattone, tanto così. Non voglio fare solo video spacchettamenti, appunto, un sacco di idee, un sacco di progetti scritti su quaderni, quadernini riguardo appunto YouTube, idee, rubriche, insomma, doveva tornare di tutto. Ma devo mettere mani nel portafoglio e comprare un tablet. Non posso comprare un tablet troppo nuovo perché non sarebbe compatibile con il computer. Sono fissata tablet. E quindi, insomma, devo fare delle ricerche approfondite e capire quale tablet mi si addice al tipo di computer che ho. Detto questo, oggi, che giorno è oggi? Giorno dopo Ferragosto, 16 agosto 2022, sono passata dalla mamma di Maria a ritirare questo pacco che Maria mi ha spedito. Non so se riusciamo a leggere. Ma per la mia dolce Stefi da Maria. Anche io ho portato un pacco che sua madre dovrà spedire a Maria. E ogni volta può sembrare strano, dice Stefi, ricevi solo tu dei prodotti, dei regalini, ma tu a Maria cosa regali? Regalo anch'io altrettanto cose carine e utili, tipo pigiami, vestiti, trucchi, accessori. No, trucchi no, perché Maria non vuole, visto che lavora in un negozio di cosmesi. Però comunque regalo qualche maschera di bellezza che magari lei non ha provato, qualche maschera in tessuto, vestiti, pantaloni, oggettini, insomma, anche io la riempio di regali. E niente, non ho aperto stavolta niente, quindi facciamo tutto insieme. Scusate se ogni tanto guardo lì, ma cerco di capire se la luminosità funziona, ma nel frattempo devo guardare il pallino, mi ero dimenticata di guardare i pallini. Comunque, apriamo subito. Ho mandato a Maria un video in cui c'era Olly e stavano usando questa busta. E scherzando, gli ho detto nel video, Olly inutile che comunque, mandato a Maria ovviamente, non odorare niente perché per te non c'è niente. E Maria mi ha risposto, no, invece c'è qualcosa anche per lui. Quindi doppio curiosa. Apriamo tutto. Alcune cose si vedono, sono impacchettate. Io questo l'avevo intravisto, il bon boss di malizia, ragazzi. Non so se se l'è ricordato o magari l'ha avuto a fortuna, ma questo è il mio preferito da quando avevo tipo 10 anni. Utilizzo questo deodorante da tantissimo tempo e pensate che a casa sono rimasta soltanto con il deodorante stick e mi dava fastidio come cosa della Dove. Invece ho tolto il mio adorato bombo di malizia. Maria, hai indovinato la profumazione, non so se te lo sei ricordato oppure no. Comunque questa è la mia preferita in assoluto. Infatti questo ce l'ho a casa di mia zia che uso, lo uso lì. Iniziamo, continuiamo. Ah, se sentite il rumore in sottofondo c'è il ventilatore. No, vabbè, ecco cos'è per Olly. Amore, c'è Olly messo lì, non posso girare il telefono. Guarda cosa ti ha mandato Maria, sono tre, perché sa che ho tre gatti, uno per Willy, uno per Sammy e uno per Olly. No, vabbè, fantastico, mi sto commuovendo, amore. Che pensierino tenero, va. Gli snack piacerà ad entrambi, grazie Mari, troppo troppo contenta, troppo sorpresa di questo, non me l'aspettavo. No vabbè, pure questi, ma che carini, Mari. Mo al pollo, croccantini, no Olly sei a dieta, croccantini. Si sono svegliati i croccantini, ora Mari li ha consumati perché ho fatto vedere i croccantini a Olly e a Sammy, quelli li vorranno mangiare. Speriamo non sentano odore. Ora come ora stanno dormendo come pazzi. Continuiamo.
Un portachiavi, no, vabbè, guarda. Not sister by blood, but sister by heart. Perché c'è il coso, non lo leggevo. Grazie, troppo bellino. So già come utilizzare questo portachiavi. Ti avrò sempre con me. Continuiamo. Ora spazzola! Cacchio, una spazzola! Finalmente! Io ho i pettini, le spazzole le uso da mia zia, e quella che a mia zia l'adoro ed è praticamente simile a questa, ma che qui non ho scritto Love is in the air dei capelli praticamente. Troppo carina! Guardate! Almeno qua le cose si vedono meglio rispetto alla fotocamera che era sparaflessata. Troppo bellina questa spazzola, Mari, grazie! Oh, un'altra cosina, cos'è? L'Oreal Paris. Allora, dalla confezione mi sembra uno specchio. Apriamo in diretta. Se è uno specchio mi serve perché l'altra volta mi si è rotto. Eccolo. Ah, così vedete i gatti che se la dormono lì. Ecco. E io come sto registrando? Cioè, guardate, scatolini, a posto, cofanetti. Nella merda mi è finita praticamente. Però ok, avete visto come sto registrando. Adesso passiamo alle cose da sconfezionare. Oddio, io le cose da sconfezionare le adoro. Blu, perché io sono un amante dell'azzurro e di tutte le sue sfumature. E la guardarossa, che è mia, alla Perfection. Spero che l'audio si senta. Mi credete che è la prima volta che faccio un video per YouTube da questo telefono? Poi sono mandato video alle persone. Tipo per chiacchierare, per vedere un po' cosa faccio. Ma mai un video così che finirà su YouTube. Speriamo che non faccia una figura dello schema. Trovate che ho spacchettato tutto. Si vedrà qualcosa. Olè! Allora, spazzolino della Sensodyne che non poteva mancare. Mi ha comprato l'anno scorso quello della Sensodyne. Mi sono trovata benissimo e ha deciso di riprendermelo. Ma come ti vedi bene in questo telefono spettacolare. L'ultima volta che ho vantato il mio vecchio telefonino poi si è rotto, quindi questo non lo vanterò. Una merda, sono una merda. Perché mi è rimasto solo questo per registrare, ragazzi. Ecco qui della Podovis, un'altra gel fan. No, per la fatica, Mari. Come ho fatto a sapere che ultimamente, amici feticisti, vi vorrei far vedere i miei piedi, ma non posso. Ho praticamente dolore, stanchezza a questa parte del piede. Mi sa che questo lo utilizzerò. Perché d'estate mi si gonfiano un po' i miei piedi, forse perché cammino tanto. Passiamo avanti. Cos'è? No, vabbè. Pitz Buin. Che marca è? Non l'ho mai provato. Sembra tipo Bilbo. Ed è un... No, vabbè, un burro cacao. Buonissimo per la... appunto per la stagione estiva. Protezione alta per proteggere le labbra, Mari. Cosa sei? Non ho mai avuto un burro cacao per la protezione delle labbra. A parte il labello. Bello. Sono troppo curiosa di provarlo. Ta-ta-ta-ta. Così io prima faccio vedere a voi, poi guardo io. Pupa Scrub Me, troppo curiosa di provarlo, lo proverò con voi. Della Pupa una scrub, fantastico. Faremo un video insieme, ok? Volevo fare una diretta a dire il vero, però ho pensato, mi scivola ogni 30 secondi questo telefono, che senso avrebbe fare una diretta? Lavello, questo su richiesta, perché da me la stanno mandando più questa qua, tutta la colorazione classica o fragola. Io adoro quello alla ciliegia, me lo dovete portare qui a Catania. E non me l'hanno mai portato, mai più portato. E quindi ho chiesto a Mari, me lo puoi comprare tu se la trovi, lei subito. Grazie. Passiamo avanti. Lei sa che io adoro, amo le penne, collezionarle e tutto il resto. E guardate che carina questa. Mamma mia, quanto sei bella. No, vabbè. Ah, ok, si abbassano le orecchie. Ah, ok, posso abbassare le orecchie, si accende, cioè si attiva la penna. Schiaccio. L'ho rotta. Mari, l'ho rotta in diretta. Perché non mi so fare durare le cose, ragazzi? No, ok, ce l'ho fatta. No, non ce l'ho fatta. Cos'è AliExpress? Non è giusto, ti prego. Ce l'ho fatta. Ok, l'avevo soltanto inceppato un po'. Ce l'ho fatta, funziona. Proviamo. Oh là là. Questo l'aveva comprato per lei. Io gli ho solo detto com'è bello, tieni te lo regalo.
Non parlo più, non ti dirò mai più se è bello o brutto, perché poi quella è generosa, qualunque cosa spende per lei, compra per lei, tieni, lo mando a te, va bene, in 80. Non è giusto però, ora lo apro. No, però se lo apro, voglio vedere lo scovolino. Ok, sembra poco, ma di poco secco. Però, ok, guardate lo scovolino, è sempre estratto da qui e l'avete qua. Non lo posso provare perché ho quello di OVS addosso, però sembra un pochettino secco, mi sa che lo terrò, consiglio. Lo terrò a mollo nella pentola con l'acqua bollente in modo che tutto l'inchiostro del prodotto praticamente torni a diventare liquido e quindi si potrà prendere vita da questo pascale. Vamp, pupa, no cos'è? Pupa, sì. Questa colorazione non mi vedevo più. Adoro questi colori. Ah, ma è proprio. Ah, non la posso aprire. Mi avvicino. Stavo dicendo, adoro questi colori perlati, così, con questo finish un po' brillantato. Cioè, ragazzi, troppo bello anche il pack. Adoro. Ah, ma posso rimanere anche tutto il tempo così, tanto chi se ne frega, no? Ok, torniamo. Oggi faccio danno, comunque cosa tocco ricade. Una matita, una matita, una matita, una matita, della, 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 della. Eccola qua, 24 ore. Dove è scritto? Debora. Mi avvicino di nuovo. Ovviamente che colore è? Mi sembra rossa, ma guardando qui è fucsia. Ed è di questo colore qui. No. Sminchiamola. Che intensità. Ragazzi, questa è fantastica. No, vabbè, la devo utilizzare con la tinta della Maybelline che mi ha regalato la scorsa volta, che si abbina benissimo. Adoro. Grazie, Mari. Continuiamo. Ah, fra le altre cose, non cadere, non cadere, non cadere. Fra le altre cose, sempre per stare in tema, tutto Mari, tutto Maria, tutte le cose che mi ha regalato Maria. Tata, maglietta di Primark che mi ha regalato Maria qualche anno fa. Passiamo avanti, io nel frattempo sto morendo di caldo, sappiatelo, il ventilatore acceso non mi arriva. Tada, che cos'è? Una maschera peel off, pulisce i pori in profondità, elimina le cellule morte e si toglie con facilità. Non mi sa dire, per pelli normali, grasse ed è ideale per la zona T. Momento interruzione, rientrata mia mamma, curiosa, appena visto tutte queste cose sono i prodotti di Maria, sì, è rimasta contenta anche lei per questi cosi. Vediamo quante volte devo stoppare il video, perché ora entrerà anche mia zia. Ecco. No, vabbè ragazzi, mi sembra di essere ritornata nel 2015, proprio quando ho iniziato. Questa qua, vi stavo dicendo, è al melone e allo yogurt. È liquidissima, quindi sono curiosa di provarla. La volevo provare ora, ma sono truccata e non si può. Ok, passiamo avanti. Cosa estrapoliamo? Là là, un altro di Deborah. E non la posso nemmeno aprire. Non la posso aprire. Un matitone, ma che cos'è? No, mai avuto un matitone del genere. Mi voglio truccare le labbra adesso. Swatchiamo. Ho tolto la matita, ma proveremo adesso questa. No, vabbè. Adoro, ma che cosa sei? No, Mari. Ma di queste? Almeno altre 100. Cioè, guarda com'è bello questo colore. Il mio preferito in assoluto per le tinte labbra. È mio. Grazie. Continuiamo, ragazzi, perché io qui mi perdo in chiacchiere. Io starei ore. No, ma ho sbirciato. Non dovevo, non dovevo. Momento foto screen. Ah! No, perché fanno? È soltanto un po' le euforie. Ok, strapoliamoli tutti così e usciamo a poco. E diciamo a poco a poco. Fria! No, Mari, ma perché ogni volta che ci facciamo un regalo io e lei c'è sempre qualcosa che ci accomuna? Nel pacco che tua mamma ti spedirà è una maschera della Fria. Mi viene da ridere perché siamo telepatiche, ragazzi, non lo so. Allora, ti dico soltanto che però non è questa. La marca è questa, ma non è questa, ok? Poi, ah, c'è anche un coupon. Ah, non è un coupon. Stavo dicendo, interessante, ci spiega qualcosa. Invece no, c'è un campioncino qua dietro. Buongiorno.
Allora, della pura attiva Biomarketing System è sempre una mascherina. Ma che cosa? Ah, eccola! Per l'acne e le impurità. Vi ringrazio perché ogni volta dobbiamo sottolineare con l'acne. Adoro, proverò sicuro anche questa. Ah, ma sono anticarbiancini di diversi tipi. Questa cos'è? Arval della Cooper, non si legge più Arval, Cooperol. E questa è per calma e ripara. No, vabbè, è un periodo in cui sono troppo arrabbiata e stressata. Proverò anche questa. Anzi, sapete che faccio? Appena finisco di registrare questo video, vedo come è venuto. Iniziamo anche a sbizzarrirci a fare qualcosina in più. Se è venuto bene, altrimenti mi arrangio. Ci vediamo fra l'anno prossimo. Faccio qualche altro video, vediamo. Perché devo verificare come è venuto il video. Questa qua rinforza e protegge, no? Vabbè, ma come mi piace troppo il trucco che ha questa ragazza qui. A parte gli occhi stupendi, ma bellissimo anche il trucco così. Ne farò uno, non vi preoccupate, così leggero. SOS Rescue Serum, quindi questo è un siero di protezione. Poi questa mi sa che è seccata, è diventata troppo dura. Premo ma non c'è più niente. Acne impurità, un'altra dell'acne e delle impurità, ti ringrazio. Un'altra acne impurità, ti ringrazio. Un'altra acne impurità. Ok, no, questo è sempre un rinforza e ripara, e protegge. Rinforza e ripara, fantastico. E queste qua della Fria, altre due in tessuto. Ma come sono? Infatti io ho visto, ma con carbone vegetale? No, non l'ho trovato nemmeno d'acqua e sapone, fantastico. Effetto assorbente. Quindi questo che cosa fa? Con carbone vegetale, maschera detox, nera in tessuto. La volevo prendere della Garnier, però ho detto, beh, avendo noi ovviamente il carbone attivo. La maschera nera al carbone è la stessa identica cosa, quindi Maybelline, no Mari, perché mi fai questo? Io sto adorando le tinte labbra di Maybelline. Mi avvicino così nel frattempo anche sentite e vedete bene le colorazioni. E, a parte che durano un casino, ma io l'ho messa il compleanno, per il compleanno di mio fratello la notte. Non mi sono nemmeno struccata perché abbiamo fatto tardissimo. E ragazzi, cioè non si è tolta. Io sono andata a letto con la tinta della Maybelline. L'indomani mattina ancora era messa lì, immacolata. E sto adorando veramente queste tinte. Costano 8,90 € con l'offerta. Mi credete che ancora non ho avuto il coraggio di spendere 8,90 € per una tinta labbra? Però sono fantastiche. Ecco. Le adoro e questo, cioè, Maria, avete visto? Mi manda le foto. Questo è il tuo colore? Questo ti piace? Ragazzi, questi due sono i miei colori preferiti per le labbra. Beh, poi c'è il rosso, però il rosa e questo fucsia così acceso sono sempre stati i miei colori per la vita, è stato preferito da sempre. Campioncini della Pupa. Ah, quindi altre serie che facevano parte di quello. Abbiamo questo Smog No More, crema detergente viso. Così, vedete. Ecco, metto l'azzurro, non si vede più niente. Poi abbiamo Pupa All in One, quindi tutto in uno, ed è una crema idratante, mille usi, viso, corpo e mani. Interessante. Poi abbiamo Pupa Purity Powder, quindi questo è qualcosa in polvere. Che cosa serve? Esfoliante enzimatica. Direi che servirà sicuramente. Questo invece è Skin Rehab, crema idratante e prebiotica. Non so cosa cacchio sia, però farà sicuramente bene. Vediamo, poi ci deve mai leggere così piccolo, non lo so. Leggerò con calma dopo. Passiamo avanti, ultima. Ah no, oh, vabbè, c'è un'altra cosa. Ho visto quella che sbrilluccicava e i miei occhi sono finiti qua. La busta è vuota, non c'è più niente. Un rossettino della Rimmel. Curioso, ho dimenticato che colorazione è, ma conoscendo Maria sarà sempre qualcosa che vada su questo colore o su questo colore. Vediamo. Oh. Oh, attenzione, effetto rallentatore. Oh, non esce, non esce.
Rosso fuoco. Mari. No, vabbè, ragazzi, mi sto disperando. Rosso fuoco, per l'estate fantastica, anche per l'inverno, per il periodo di dicembre. Ma che cosa sei? È bellissimo, rosso fuoco. Devo fare crescere le labbra, perché le labbra sono troppo sottili. Poi, ultima cosa, Protective Day mi ha voluto comprare questa Lady Venezia, una marca che forse da qui, da queste parti, non l'ho mai avuta, non l'ho mai vista. E praticamente c'è, per pelli giovani, ok, ve lo dico subito, c'è un set face care, ovvero crema viso giorno protettiva e un siero idratante. Sono troppo curiosa, perché da quando mi ha comprato il siero di il siero della Wet n Wild, non faccio altro che utilizzarlo, anche se non mi trucco, perché comunque rende la pelle bella idratata e morbida. E adesso che ho un siero proprio specifico per rendere la faccia, il viso più idratante, insomma, per non essere, perché ho la pelle troppo grassosa, ma d'estate tende a diventare secca, quindi sono super curiosa di provarla. Che dire, ragazzi, qui c'è il mondo e io non so cosa farvi vedere più, è finito tutto. Mari, ti ringrazio, sicuramente farò un video verso dicembre e gennaio, perché ci manderemo altri prodotti e lei e altre cosine. Mi scuso ancora una volta se ovviamente la qualità è quella che è, io ho guardato qui, lì il telefono è caduto, ma cercherò di riparare il tutto. Ma cosa sei? Ma guarda, adoro. Scusate la distrazione. Cercherò di riparare appunto il tutto con l'editing, sperando che l'audio si senta bene, speriamo che questo telefono, anche se è moderno, riuscirà a mandare il video al computer, perché non so cosa fare, altrimenti ho spacchettato il nulla per niente, cioè il mondo per niente. Niente, ringraziamo tutti quanti insieme Maria in coro. Grazie Maria, grazie Maria. E niente, io vi mando un grosso bacio, sperate e spero di vedermi al più presto, non vi ho abbandonato, non ho intenzione di abbandonare il canale, vi ripeto, ho tantissime idee, tantissime challenge anche con Francesco, e bisogna soltanto organizzarsi e capire come posso fare per avere un tablet compatibile al mio computer. Il mio computer è vecchio, è un XP, ho visto, o forse Windows 7, ma con certi dispositivi, con certe micro SD alte come giga, non riesce a supportare niente. Quindi, quindi, con la T finale, mi raccomando. Quindi, spero di farcela almeno col telefonino, me lo manderò tramite Bluetooth da qualche parte, e poi con un telefono più vecchio me lo manderò al computer, vedremo. Spero che il video vi sia piaciuto, vi mando un mega bacione che vi sta arrivando e noi ci si becca al prossimo video. PS. Ho iniziato con il telefonino a fare i video e mi ha portato fortuna. Chissà se continuo col telefonino ad avere ancora fortuna con gli iscritti, con le visual e quant'altro. Niente, ci tenevo. Ragazzi, come eravamo prima non è cambiato niente, sono la stessa persona, perché certe volte vengo, ah, sono andata la testa, no, sono sempre la stessa, sono finita nella merda qua di nuovo con un telefono a registrarmi come i principianti, come i dilettanti, però molti youtuber professional e famosi fanno video con telefoni e vanno a bomba, quindi adesso che ce l'ho pure io lo sfrutto, altrimenti che cosa ho speso a fare un sacco di soldi per un telefono. Niente, noi ci vediamo al prossimo video. Vi mando un grosso bacione che vi sta arrivando e noi ci si becca al prossimo video. Sayonara!